No, questa volta niente League of Legends. Mi rivolgo in particolare, ovviamente, a coloro che magari mi seguono, soprattutto per il MOBA di Riot Games. Anche se in realtà più volte League of Legends salterà fuori durante questo video, è inevitabile. Questa volta però parliamo di Valorant, il cugino di League of Legends, a cui saltuariamente ho dedicato qualche video, sempre però un po' troppi pochi per le mie preferenze. Anche perché, vabbè, diciamocelo, al momento la priorità è sicuramente LOL. Questo però non significa che questo video non sia adatto magari a chi segue solamente League of Legends. Io credo che l'eSports in generale vada abbracciato in ogni sua parte, a prescindere che ci si giochi o meno, l'importante è che diverta e piaccia e possa essere interessante. Questo momento dell'anno poi è decisamente interessante e importante per Valorant, perché tra pochi giorni, il 6 agosto per la precisione, inizierà il mondiale. I Champions, ovvero l'evento che sancisce la squadra migliore al mondo dell'anno. Hanno pure una splendida canzone dei mondiali fatta apposta, proprio come su League. Un anno che fino a questo momento a livello internazionale è stato appannaggio dei Fnatic, vincitori di entrambi gli eventi internazionali con la vittoria a San Paolo del Lock-in e a Tokyo del Masters. Fnatic che in stagione hanno perso finora una sola serie, nella finale del VCT EMEA, in pratica l'LEC di Valorant, contro il Team Liquid. Per il resto, 20 vittorie nel corso di questo 2023 in partite ufficiali su 21 giocate. Dei mostri. È stato anche un anno di rivoluzione per Valorant, che ha introdotto il Partnership Program, una parola che può sembrare brutta, bella, non lo so, ma che in sostanza è un modello simile al franchising e alle franchigie, ma in cui le squadre non pagano per avere uno slot, ma sono partner del publisher e organizzatore, ovvero in questo caso Riot Games. Non solo, Valorant è riuscito anche a inserire un collegamento diretto tra la scena, chiamiamola continentale regionale, e quella locale, cioè tra il tier 1 e tutti i tier in basso. Se su League of Legends, ad esempio, è impossibile salire per soli meriti sportivi, non essendoci promozioni nell'IC, su Valorant una qualsiasi squadra può arrivare in vetta e rimanerci per ben 2 anni e tentare in quel lasso di tempo di qualificarsi persino al mondiale. Ma sapete qual è la cosa che più apprezzo? Che al mondiale non c'è il play-in. Yes, quanto lo odio il play-in! Come sempre, io sono Francesco del Gemo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito. Benvenuti o bentornati a una nuova puntata di Spike Corner, l'angolo di Valorant. Partiamo dalle informazioni più semplici. I Champions 2023 si giocano a Los Angeles, sulla costa ovest degli Stati Uniti. 16 le squadre partecipanti sono divise in 4 gruppi da 4, come nel più classico dei gironi. Di queste 16 squadre ne abbiamo 4 per ogni regione, quindi le 3 macro regioni che esistono competitive, ovvero Americas, Nord e Sud tutto insieme, EMEA che raccoglie Europa, Russia, Turchia, Nord Africa, Medio Oriente, e APAC, ovvero tutti gli stati dell'Oriente, dell'Estremo Oriente. Più 3 team che arrivano invece dalla Cina, che per il momento è una, chiamiamola così, scena, regione indipendente, perché tra l'altro Valorant è stato pubblicato lì solamente da pochi mesi, da poche settimane è ufficialmente disponibile Valorant in Cina. A questo si aggiunge, perché abbiamo 4 per 3, 12, più 3 squadre cinesi, 15, la sedicesima è un'altra squadra dell'EMEA, quindi una 5 squadre avrà l'EMEA, questo perché è stata una squadra EMEA, in questo caso i Fnatic, a vincere il Masters e quindi ad aggiudicarsi uno slot aggiuntivo per la propria regione ai Champions. Diverso però sarà il formato rispetto ai gironi classici, andando invece a confermare il modello utilizzato da Valorant originario di StarCraft, ovvero il formato GSL. In pratica è come se fossero 4 tabelloni a doppia eliminazione. 2 sconfitte fuori, 2 vittorie, si va alla fase successiva. È esattamente lo stesso modello che è stato utilizzato da quest'anno in LEC quando si fa la fase a gruppi, il group stage. Questa prima fase si svolge dal 6 al 13 agosto, dalle 16 iniziali che ci sono di squadre ne rimarranno la metà, 8, che andranno poi ad affrontarsi nel tabellone playoff, anche questo a doppia eliminazione, facendo incrociare, comunque sempre tramite sorteggio,
la prima di un girone contro la seconda di un altro girone. Perdere una partita non significa salutare la competizione, ma comporta la retrocessione, se così si può chiamare, nel lower bracket. Perdere quindi significa in quel momento dire addio al torneo, lì sì, e al milione di dollari in palio per la squadra vincitrice. Tutte le partite sono best of three, tranne la finale del loser bracket e la grand final, che saranno invece delle best of five. Ma per scendere in maniera più approfondita nella competizione, per capire che cosa aspettarci, quali squadre potrebbero sorprenderci e come si arriva a questo mondiale 2023 di Valorant, non potevo non coinvolgere uno dei volti della community italiana che ci ha raccontato la scena competitiva negli anni e che continuerà a farlo anche per questi Champions. Non potevo che chiedere informazioni e lumi al carissimo Giacomo Podestà, che tutti ovviamente conoscete come JJack. Ciao, come stai? Tutto bene? Ciao Fra, tutto bene, grazie, grazie mille per avermi invitato. E allora dunque, di cosa vuoi parlare oggi? Di tantissime cose, e sicuramente ovviamente siamo qui per raccontare del mondiale di Valorant, di cui tu sei stato per tutto l'anno, ma già da diversi anni sei il volto e il caster, uno dei caster della scena competitiva di Valorant, sia italiana che internazionale. Prima di parlare del mondiale 2023, però, un piccolo passetto indietro, perché vorrei un attimo chiederti che tipo di anno è stato questo 2023 per Valorant, cioè come arriviamo a questo mondiale? Allora, come arriviamo a questo mondiale? Questo 2023 è stato ricchissimo di modifiche, di sorprese, perché non solo come l'abbiamo vissuta noi in prima persona con l'introduzione del sistema Challengers, quindi addio VRL, e adesso siamo in questo sistema collegato anche con il Tier 1 grazie all'Ascension. Che questa penso iniziativa che sia proprio la novità più interessante e importante, che lo differenzia totalmente da League of Legends, dove tu non puoi arrivare in vetta. Vero, vero, vero. C'è tanto collegamento, tanto dialogo, ecco, come piace dire, tra Tier 1 e anche scenari intermedi Tier 2, che dir si voglia. Ci arriviamo però con questo mondiale con un sistema franchigia, quindi con questi 10 team partner che, attenzione, non hanno lo slot ma sono partner. Anche questo, come ben sai, fa tanta differenza, anche perché è Riot a decidere dopo un po' se effettivamente questi team meritano di rimanere al vertice del Valorant mondiale. E ci arriviamo anche con, secondo me, molta ma molta più unione in tutto il globo, perché se andiamo a guardare un po' tutto tondo, beh, ad esempio le Americas, quindi la Lega Nord e Sudamericana, adesso è un'unica competizione, certo, anziché separata. L'APAC stesso, non più quelle micro leghe, se vogliamo, tra sud-est asiatico, Corea, Giappone, adesso è tutto un unicum. E noi, EMEA, in realtà non abbiamo avuto modifiche sotto questo punto di vista. EMEA era, EMEA è rimasta. Sì, 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 l'abbiamo avuta la modifica qui invece su League of Legends, dove proprio da quest'anno hanno adottato il sistema che ottenevano per Valorant. Anche l'Italia un minimo ha avuto il suo vantaggio in tutto questo, no? Sì, 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 la Lega Challenger secondo me ha dato la possibilità anche di chiamare dei player forti a livello europeo e di offrire un torneo, una competizione ufficiale che, non giriamoci troppo intorno, sicuramente aiuta anche, oltre che con gli sponsor, anche per dare un'autorità alla nostra nazione, un'autorità alla nostra regione. E il cammino dei Desire, che ovviamente cito perché sono quelli che hanno fatto, come dire, il cammino più lungo all'interno dell'Ascension, è un cammino secondo me che può nei primi mattoncini. In una maniera un po' egoista voglio dire, non ci accontentiamo dei singoli mattoncini, andiamo più avanti perché possiamo farcela, secondo me. Sì, si sono visti tanti segnali interessanti di una scena che può davvero riuscire a competere anche con le squadre migliori della nostra regione. Parlando di regioni, e adesso torniamo davvero, andiamo a parlare di mondiali dopo questa breve ma dovuta introduzione. Quali sono i rapporti tra le regioni? Abbiamo Americas, EMEA e APAC, come hai detto tu. Tu sappiamo che sei un tifoso APAC dell'Oriente, però al di là del tuo tifo, quali sono i rapporti? Allora, io credo che sia un momento storico in cui le tre regioni, bene o male, si equivalgano a grandi linee. Forse è l'APAC, il Pacifico, ancora a essere un gradino sotto a livello medio. Anche perché storicamente gli FPS in Oriente non sono sempre stati il massimo. Non c'è stata grande tradizione. C'è stato l'inizio della tradizione.
Sì, qualche cosa in Mongolia adesso anche su CS, giusto per fare questo paragone dovuto, sta nascendo, però secondo me è una scena ancora un po' in erba che deve mangiare un po' di pasta asciutta per mantenere un po' di italianità anche in questo elemento del video. Però con secondo me delle grandi prospettive, dei giocatori molto giovani, questa la differenzia molto, ecco, dalle altre leghe, tutti i giocatori hanno un'età media veramente bassa, se vogliamo, proprio anche per il fatto che è una scena in crescita. L'Americas mi ha stupito in positivo perché il livello medio è molto buono, forse anche dovuto al fatto all'unione di due continenti, e quindi bene o male il meglio emerge. L'EMEA in realtà forse ha mantenuto un po' i livelli degli anni scorsi. A mio avviso, e questo, sai, è un po' un mio teorema, abbiamo avuto un po' il difetto di rimanere EMEA, cioè che non abbiamo avuto modo magari di ampliare i nostri orizzonti, di confrontarci con altre realtà in una maniera più frequente. Onore al merito, forse, se vogliamo analizzare in maniera più dettagliata l'EMEA, alla Turchia, perché ha fatto grandi passi in avanti. Però per ritornare sui binari della tua domanda, io credo che non ci sia una regione che dia, sai, 10 a 0 a tutte le altre. Forse la Cina che sta un po' nascendo è quella un po' più Quella ora indietro. tra poco ne approfondiamo perché è davvero un altro punto che voglio toccare. Prima però io ho visto, ho seguito tante lamentele di quelli al di fuori dell'EMEA. Ah, ma l'EMEA sono solo i Fnatic, il resto fa schifo. Fnatic che sono i vincitori dei primi due eventi internazionali, hanno vinto il Masters a Tokyo, hanno vinto il Lock-in a San Paolo. È davvero così? L'EMEA sono solo i Fnatic? Allora, mi piace la premessa fatta di quelli che stanno fuori dai nostri oceani, diciamo, quelli Esatto. lontani. E io ho un E po' una carta invidia, trappola. diciamolo, è solo Ehi, io ho una invidia, carta dai. trappola in realtà, molto comoda. E gli Optic allora? E gli Optic nel 2022? È lo stesso Giusto. discorso, c'è un team che effettivamente sta distaccando molto i propri partecipanti della Lega regionale con merito, perché i Fnatic stanno facendo un lavoro eccezionale. Una cosa che ho sottolineato anche nel broadcast è, per darti un po' di numeri, non hanno mai cambiato le loro composizioni nelle varie mappe. Forse solo su Split, adesso andando a memoria, ma comunque statistiche paurose, per dirti su Lotus, cavallo di battaglia, 13-14 volte che l'hanno giocata, 13-14 volte che hanno mantenuto la medesima composizione, ed è un fatto occhi fuori dalle orbite, davvero. Quindi EMEA solo Fnatic è una narrazione secondo me un po' comoda da chi sta fuori dai nostri confini, anche se secondo me noi abbiamo i nostri talenti, e dopo tutto nei primi eventi internazionali, Reykjavik 2021, Reykjavik 2022, l'EMEA non ha mai brillato. Esatto, e poi ricordiamo che comunque i Fnatic hanno perso poi la finale del VCT EMEA contro i Liquid, quindi in casa c'è qualcun altro che può ambire a qualcosa di più. Senti, hai toccato prima appunto il punto della Cina, e a parte Kang Kang, che in realtà il suo nickname è totalmente diverso, però a dirvelo incespicherei praticamente 800 volte, quindi ormai lo chiamiamo sempre tutti Kang Kang. Questa Cina, anche qui, gli IDG sono sicuramente superiori in quel campionato, in quella regione che solamente da poco ha visto approvato il videogioco Valorant e che nel 2024 verrà effettivamente lanciato con una propria lega che dovrebbe arrivare nell'estate del 2024, primavera, insomma, ancora non c'è proprio chiarezza su questo. Ma dove può arrivare davvero questa Cina che ha sorpreso all'ultimo Masters? Allora, la Cina mi ricorda molto la Corea 2021-2022, con un team che ovviamente è superiore anche per le sue partecipazioni agli eventi internazionali, gli allora Vision Strikers, poi Sì. DRX. Mi sembrano pari pari quasi il cammino che hanno fatto gli EDG, con una grande differenza però: una fame fuori dal comune. Vero. Guarda, una roba impressionante. Chiamami un Don Chisciotte, ma io vedo veramente dei mostri nei confronti di questi giocatori, assetati di sangue, con una bava alla bocca e una acquolina per essere i migliori che difficilmente ho Che vogliono trovato nella mia dimostrare, storia. qua proprio vogliono la voglia di dimostrare che noi non siamo gli ultimi arrivati e quindi siamo scarsi. Siamo gli ultimi che arrivano, ma siamo già pronti per farvi il beep in Vero, vero, partita. vero. E con il grande rispetto anche, perché c'è Sì. sempre rispetto degli avversari, ma mai paura. Mai paura. Loro seguono il loro game plan, seguono il loro piano di gioco, hanno una follia ovviamente fuori dall'Europa, fuori secondo me anche dal Pacifico, che è il continente che ha dato Natale un po' a delle giocate particolari a dir poco, ma tanto rispetto da parte dei player cinesi nei confronti anche dei loro colleghi fuori dai loro confini. E non era detto, non era detto, perché è un team abituato a vincere, a stravincere, sai,
difficile che possa portare rispetto anche in tornei internazionali, magari si sente già arrivato, e invece no, gli EDG onore al merito, perché molta umiltà, sanno di essere l'underdog ma non gli spaventa nulla. E sotto questo punto di vista, noi quando abbiamo seguito insieme una delle partite del qualification tournament della Cina verso i mondiali, c'erano proprio gli EDG che giocavano, notavamo che comunque gli EDG giocano in un modo in Cina, sapendo di essere nettamente più forti, e giocano in un modo, non dico meno aggressivo, ma con una componente un minimo conservativa di più attenzione, come dici tu, più rispetto quando giocano a livello internazionale. Secondo te, chi potrebbe essere il team sorpresa, potenziale sorpresa di questo mondiale? Allora, a me piacciono molto i Giants, anche se hanno un bracket un po' ostico, perché andando a memoria sono contro i PRX e gli EDG stessi, e anche la Favola Crew, che dopo un cammino 0-9 nella regular season riescono a qualificarsi al Champions, quindi roba incredibile. Ovviamente porto avanti, secondo me, la narrativa dei Foot Esport che hanno un bracket, a mio avviso, abbordabile, anzi sarei stupito in negativo se non vedessi i ragazzi guidati da Coach Guys arrivare poi alle fasi finali, in playoff del Champions, perché il loro girone è molto abbordabile. Tutto che, voglio ricordare, hanno fatto una bellissima impressione poi nei playoff del VCT EMEA, arrivando terzi, se non sbaglio si sono classificati terzi. Sì. Alla fine, ma hanno proprio fatto vedere una crescita dalle prime partite del VCT EMEA regular season a quello che poi sono riusciti a portare nei playoff. Ultima domanda, e poi purtroppo ci dovremo salutare, anche se resterei qui a parlare con te, ma so che stai appunto preparando tutto quello che ti serve da preparare per affrontare al meglio questo mondiale. Chi sono 2-3 giocatori, magari qualcuno l'abbiamo già detto, Kang Kang sicuramente è il giocatore più rappresentativo della Cina e degli EDG, altri 2-3 nomi di giocatori che ti senti di dire teneteli d'occhio, perché sono quelli, non che sono magari per forza la sorpresa, ma per chi non ne sa niente o ne sa poco, dice guardate quelli perché sono quelli veramente bravi e che magari possono anche insegnare qualcosa. Allora, io faccio un po', come dire, la faccia di bronzo in questa risposta, perché te ne posso dare secondo me 3 che rispondono bene o male a tutti, e sono anche tutti e 3 giocatori che non abbiamo visto al Master di Tokyo, quindi ulteriore motivo per sintonizzarsi su Val League e guardare il Champions. Ovviamente Something dei PRX, che per motivi di visa non ha potuto partecipare al torneo di Tokyo, e che comunque non ha impedito ai PRX di fare un'onesta performance con il sub, quindi con uno stand-in cui non avevano praticamente ore di prac. Arriva la medaglia di bronzo, cammino impeccabile nelle condizioni in cui erano i PaperX, quindi onore anche a questo team del Pacifico. Un altro giocatore, questa volta europeo, che non abbiamo in realtà mai visto in tornei internazionali di un certo spessore, è Gnocchi dei Giants, anche lui un quasi eterno incompreso, un talento inespresso prima nei G2, prima anche ora negli Heretics, ma mai con grande impatto verso i massimi palcoscenici. E infine un mio take un po' coraggioso, che però devo inserirlo, un po' romantico, l'in-game leader dei Crew, Klaus, perché è un altro giocatore che non abbiamo visto a Tokyo. Come vedi, ho cercato di mettere tutti i giocatori che non abbiamo visto in Giappone, un po' perché sono pazzo, un po' perché mi piace andare a scavare in queste storie, a trovare anche delle narrative interessanti. Perché secondo me un in-game leader, quindi il capitano, per chi non conoscesse Valorant, che detta la strategia di gioco in quei round, che riesce a mantenere sul pezzo 5 giocatori che hanno fatto un cammino 0-9, quindi il peggior score possibile all'interno di una stagione regolare, fino ad arrivare in scioltezza a vincere la chance qualifier, perdendo anche la prima mappa, quindi voglio dire con un cammino non facilissimo all'interno anche della finale, perché hanno vinto sì 3-1, ma non era così scontato. È un giocatore da tenere d'occhio per la sua intelligenza, ma anche potenza di fuoco, perché in alcuni round in cui bisognava buttare il cuore oltre all'ostacolo lui l'ha fatto. Potenza di fuoco da non sottovalutare, e occhio anche ai player sudamericani, perché quando arriva il momentum, quando si gasano, lì sono pericolosi. L'abbiamo visto anche 2 anni fa con gli stessi Crew, quando stupirono tutti arrivando praticamente in top 4 al mondiale. Tra l'altro i Crew, voglio ricordarlo, è il team di Aguero, e recentemente si è scoperto che almeno hanno fatto una foto anche con Messi, che teneva la maglia dei Crew. Magari porta fortuna, magari non si sa mai.
J-Jack, grazie mille. Quando è che ti vedremo e vi vedremo per il commento di questi Champions? Ci vedrete alle ore 21 questo 6 agosto. A partire dal 6 agosto, infatti, inizierà la nostra avventura su Valling Underscore T per il Valorant Champions, il torneo più importante di un'intera stagione di Valorant. E ci aspettano lunghe ma bellissime e sorprendenti ed emozionanti nottate a seguire Valorant. Ciao J-Jack, grazie mille. Ciao. I Champions di Valorant si concluderanno il 26 agosto con la Grand Final che decreterà la migliore squadra al mondo. Detto ciò, vi ringrazio immensamente ed enormemente per avermi seguito fin qui e ascoltato soprattutto. Per me è stato un piacere e spero che lo sia stato anche per voi. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi dei Champions 2023. Chi si porterà a casa questo trofeo e ovviamente questa gran parte di montepremi milionario? Alla prossima e buoni sport a tutti e a tutte. Ciao!